Buonasera a tutte, tutti e tutto. Un altro appuntamento con la rete Donne Transfemminista. Questa sera con noi c'è la grande famiglia di Agedo, perché è l'ospite di questa bellissima serata, che noi sappiamo già sarà molto, molto utile per noi, perché approfondiremo tantissimi temi. È Fiorenzo Gimelli, che è il presidente di Agedo Nazionale, che ringraziamo subito per aver accettato il nostro invito. E con lui ci sono Anita e Ambra della nostra rete Donne Transfemminista, che ringrazio per aver accettato di condurre questo appuntamento, che sarà un vero e proprio dialogo. Tante voci questa sera, un po' le sentiremo dopo, che sono le voci dei genitori delle persone LGBTQIA+, dei parenti, degli amici delle persone LGBTQIA+, un pezzo importante del nostro movimento e io di questo sono molto orgogliosa, ecco, sono orgogliosa che abbiate accettato di condividere con noi questo percorso. Oggi aggiungo un paio di dettagli tecnici che per chi frequenta il nostro spazio ormai sono un fatto noto, però ci sono molte persone nuove, quindi preferisco ricordarvi di tenere i microfoni silenziati per poter permettere la fruizione del dialogo tra le persone che parleranno e poi utilizzate la chat ovviamente per scriverci per le vostre osservazioni, per prendere parola. Noi stiamo registrando, quindi se non avete piacere di apparire potete oscurare la telecamera. Ho fatto le classiche comunicazioni di servizio, passo la parola ad Anita che introdurrà anche il nostro spazio di elaborazione, cioè la rete Donne Transfemminista, e poi introdurrà insieme ad Ambra il nostro ospite. Grazie mille. Grazie Natasha, intanto buonasera a tutte, a tutti e a tutto. E per me è sempre un grande piacere, nonché un onore, poter condurre uno dei laboratori della rete Donne Transfemminista di Arcigay. Quindi, per chi non lo sapesse, che cos'è questa rete Donne Transfemminista di Arcigay? È uno spazio aperto e plurale di confronto, discussione ed elaborazione politica. È uno spazio che, come si evince appunto dal nome, Rete Donne Transfemminista, propone uno sguardo ampio e aperto di analisi della nostra società, trattando temi diversi e molto vari. Quindi, per capire meglio quello che vi sto dicendo, vi invito ad andare a vedere i video caricati sul nostro canale YouTube, cioè sotto alla voce Arcigay Rete Donne Transfemminista, e così vi renderete conto di quanti argomenti abbiamo trattato da marzo fino adesso con il nostro pubblico e con quanti ospiti abbiamo avuto il piacere di dialogare, di ragionare e anche di fare sintesi. E quindi quanti incontri abbiamo potuto fare anche in questo modo. Fanno parte di questa rete le donne bisessuali, trans, lesbiche, etero, non binary, queer, eccetera, di Arcigay. Questa pluralità e inclusività ci permette di mettere in discussione la società patriarcale e sessista in cui viviamo, il machismo e il binarismo di genere, ponendo quindi delle questioni importanti alla nostra società ancora eteronormata. La prospettiva che la nostra rete usa per l'approfondimento, la discussione politica e l'elaborazione è di tipo intersezionale, permettendoci così di portare avanti diverse battaglie e diversi temi. Quindi noi parliamo anche di lotta all'abilismo, razzismo e classismo, eccetera. Io sono Anita Sterna, sono attivista di Arcigay da ormai circa 10 anni e faccio parte della rete Donne Transfemminista, veramente con piacere e con orgoglio. Questa sera siamo doppie, cioè per la prima volta anche io sarò in co-conduzione con Ambra Monterosso e ringrazio la rete perché in questo modo, con questi appuntamenti, mi ha dato la possibilità di conoscere meglio alcune persone, tra cui anche Ambra, con la quale farò questa co-conduzione stasera e a cui cedo la parola. Buonasera a tutte, a tutti, a tutto. Io, al contrario di Anita, ho cominciato quasi per caso l'attivismo per i diritti delle persone LGBTQ+, solo da poco più di 2 anni e sono in Arcigay da circa un anno. Sono una mamma, faccio parte di un bellissimo gruppo di ascolto e condivisione di genitori e di parenti di persone LGBTQ+. Questo gruppo abbiamo deciso di chiamarlo Famiglie Orgogliose,
Questo gruppo è stato voluto fortemente da Arcigay Catania, che ringrazio ancora e sempre per questo. Queste esperienze mi hanno arricchito moltissimo come persona e in più durante il lockdown ho avuto la fortuna di partecipare alle conferenze organizzate dalla Rete Nazionale Transfemminista di Arcigay. E dico che è stata una fortuna non solo perché questi incontri, tutti interessantissimi e di livello, mi hanno tenuto compagnia in quel periodo di solitudine, ma anche e soprattutto perché mi hanno fatto sentire a casa, pienamente accolta in questa rete inclusiva, molto aperta, con donne straordinariamente ricche di competenze culturali, ma anche di competenze emotive. Questa espressione competenze emotive l'ho sentita usare alla nostra Natascia Maesi pochi giorni fa durante un'intervista radiofonica e devo dire che mi piace molto, perché credo che alla base dell'affermazione dei diritti, della dignità e della felicità delle persone appartenenti alla comunità LGBTQ ci voglia proprio competenza emotiva. E io credo che noi genitori siamo parte di questa comunità. E a proposito di competenze emotive, adesso Anita introdurrà il nostro ospite che credo, che abbia molto da insegnarci in fatto di competenze emotive. Infatti la serata, si intitola Ho qualcosa da dirvi ed è per noi un piacere avere qui il presidente nazionale di AGEDO, l'associazione di genitori e di amici delle persone LGBT+, ossia Fiorenzo Gimelli, che è presidente di AGEDO nazionale dal novembre del 2013, quindi direttamente da Sanremo, giusto Fiorenzo? Sì, certo. Ecco, Un noi questa saluto a sera tutti. faremo. Grazie, grazie Fiorenzo, anche noi ti salutiamo E e anche a tutti abbiamo gli amici veramente, veramente di piacere di AGEDO che sono dialogare. così. Ecco, cioè, sono Grazie. tanti infatti. Noi avremo veramente piacere di dialogare con te questa sera. Io inizio subito facendoti una domanda introduttiva un po' ampia, eh? Allora, Sì. come è iniziato tutto? E tu so che hai una figlia, come sta oggi tua figlia e cosa ne pensa del tuo attivismo? E chissà se fa attivismo anche tua figlia. Ecco, questa è la mia domanda introduttiva. Allora, sì, mia figlia, per quello che mi risulta, sta bene. Insomma, come dico, come dicevo, intanto un grazie a voi per avermi invitato e un grazie a tutti i partecipanti. Spero che spero sia più un'interlocuzione che un soliloquio, ma un'interlocuzione, perché questo è importante, sia utile per tutti. Ecco, mia figlia vive a Pisa ed è un attivista di Arcigay Pink Riot Pisa. Difatti mi ha detto: scusa papà, questa sera la vedrò in streaming perché abbiamo la riunione. E quindi si è giustificata. Ed è il mio faro, è quella che mi controlla, che insomma mi cazzia se non riesco ad essere chiaro, usare un linguaggio utile, e se a volte i concetti non sono condivisi, ecco, e quindi c'è, da questo punto di vista, un buon rapporto. Ecco, siamo entrambi attivisti, e non spesso accade, perché spesso vedo che se sono i figli attivisti non sono i genitori, se non sono i genitori sono i figli, però naturalmente questo dimostra una cosa, che noi non ci caratterizziamo, cioè il fatto di essere omosessuali e eterosessuali non ci caratterizza per il resto delle nostre. Poi c'è chi ha piacere, e interesse per l'attivismo, chi non ce l'ha, ma tutto va bene a questo mondo, quindi Certo. non è obbligatorio farlo, e quindi diciamo che no, io comincio, ero, avevo sentito parlare di AGEDO prima che insomma, ci fosse, insomma, poi di entrare in contatto, prima che ci fosse l'occasione, diciamo. Perché ho sempre fatto attività politiche, quindi insomma la parola AGEDO la conoscevo, però non. Poi una decina d'anni fa, quando mia figlia ha fatto coming out, da lì abbiamo, insomma, poi lei, dopo 5-6 mesi, ha detto: ma lo sai che c'è AGEDO? Lo sapete? Sì che lo sappiamo, però dato che non avevamo, io e moglie non abbiamo mai avuto particolari problemi, non è che non ci avevamo pensato subito a quel punto, perché poi da Sanremo all'inizio noi siamo andati a Genova, e che poi non è proprio dietro l'angolo, sono 150 km, e quindi da lì è cominciata
E cominciato l'attività in Agelo e dopo poco mi sono trovato, visto che abbiamo fatto delle primarie accesissime, sono diventato presidente. Ho capito, ho capito. Senti, io passo adesso la parola ad Ambra Monterosso, genitore, perché ha delle importanti domande da farti. Oh, santo Dio. Ok, intanto ti saluto. Salve. Allora, Salve, ciao. ciao. No, possiamo Intanto, darci del certo, tu, no? Dire, assolutamente, grazie. assolutamente. Siamo nell'ambito delle stesse famiglie. Io dico che noi facciamo parte della stessa comunità. Ma certo. Io credo che quando un figlio o una figlia faccia il coming out, per noi cominci un percorso, per noi genitori. Lo dico sempre sia ai genitori ma anche ai ragazzi, dico di avere pazienza perché è un percorso, è comunque un percorso di amore. Certo, ci trova a volte impreparati e ci sono tante cose che si vorrebbero dire e invece ti chiedo, Fiorenzo, cos'è che non dobbiamo dire a un figlio che fa coming out? Quali sono le parole che assolutamente non dobbiamo dire? Ma guarda, da chi ti direi questo? Comunque ti voglio bene lo stesso. Lo stesso. Perché comunque ti voglio bene lo stesso, perché sei mio figlio. Perché questo, secondo me, è una diminuzione totale, ecco. Questo bisogna, poi ce ne sono probabilmente anche molte altre, ma io dico non a un genitore strutturato perché quando viene fatto il coming out nessuno di noi è un genitore mediamente strutturato, che fa vita associativa, eccetera. Questo poi lo apprende, ci sono cose che poi assimili nel tempo, no? Comunque una cosa secondo me che non va detta è proprio quella, perché dice sì, io ti voglio bene, sono tuo padre, sono tuo padre, ti voglio bene, però c'è questo vulnus, c'è questo peccato originale, ecco. Il problema è che. E quindi, secondo me, questo è quello che direi così al volo, ecco. Poi ce ne sono molte altre, tipo, ma vedrai, è una fase, e sono sempre tutte cose, è una fase esplorativa. Sì, questo può essere a 12 anni, ma a 13, ma non può, non a 20, a 18, a 25, voglio dire. Perché. Questo mette in risalto una cosa come se un orientamento minoritario in termini numerici o un'identità, una varianza di identità di genere minoritaria in termini numerici, ma non sicuramente in termini, fossero anche minoritari in termini valoriali. E quindi questo crea subito una gerarchia. E questo, secondo me, non è assoluto. Cioè, noi poi queste cose magari non le avevamo tutte ben chiare. Quando abbiamo cominciato, non il percorso, cioè dico quando abbiamo cominciato a interessarci di queste tematiche, perché purtroppo in questo paese nessuno ha una formazione, salvo pochissimi, che però nessuno ha una formazione scolastica sulle tematiche riguardanti la sessualità, la procreazione, sull'affettività, e quindi siamo totalmente impreparati. E quindi, e quindi uno queste cose lo scuotono, perché fino a pochi anni fa c'era proprio un giudizio nettamente cioè, squalificante rispetto all'esperienza omosessuale o all'esperienza della varianza di identità di genere. E quindi, e solo da pochi anni, relativamente pochi anni, ci sono le parole giuste per definire le cose, non c'erano nemmeno le parole giuste. E quindi. Si accumula, si, tutto era, andava a finire nel grande pentolone della perversione, pedofilia, e quindi a questo punto è chiaro che generazioni come le nostre, nate e vissute in un substrato culturale di questo tipo, non è che potessero arrivare molto più in là. Ecco. Noi consideriamo che poi un altro anno sarà il 50, sono 50 anni che è stata fatta la prima manifestazione pubblica in Italia. Quindi, voglio dire, purtroppo i tempi sono lenti e i nostri figli, i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri amici, tutto Corrono. questo tempo non ce l'hanno, ecco. E quindi cerchiamo di dare una mano perché i tempi siano più rapidi possibile. Esatto, infatti penso che la funzione nostra di riunioni, di gruppi di famiglie sia quello di creare cultura per la comunità LGBTQ+, perché
dobbiamo creare un ambiente che li renda felici. Ecco, perché Sì, ma se noi non siamo soprattutto felici, loro non possono, se loro non sono felici, noi non possiamo essere felici. Per questo io mi sento ma, parte. come dire, tu, ognuno ha diritto a tendere alla felicità come tutti, ecco, non è perché, perché sei un omosessuale o è No, una quello persona ovviamente. transgender, lo deve vivere in modo diverso, ecco. Quindi noi dobbiamo creare le condizioni perché tutti abbiamo le stesse potenzialità, ecco. Esattamente, sì. È certo che qui si tratta di incidere su un substrato culturale profondo e non è semplicissimo. Però questo non vuol dire, e soprattutto secondo me noi quello che a volte sottovalutiamo è l'importanza nella vita quotidiana del nostro agire quando è un agire pubblico, Infatti. palese, quando le famiglie fanno coming out in quanto tali. E quindi l'importanza che c'è in un condominio, in un piccolo paese, in una cittadina, in una città, cioè vivere normalmente, far capire la normalità delle nostre relazioni familiari, dei nostri figli, che non sono marziani, ma sono i figli di tutti noi, i fratelli, le sorelle nostre, e quindi che far capire che le comunità sono plurali, e quindi non ci sono. Non ci sono persone che sono nel giusto e che accolgono chi è nello sbagliato, ma sono comunità plurali, ci sono molte pluralità, il mondo è molto più variegato di quello che qualcuno vorrebbe scatolare. Fiorenzo, hai anticipato un po' una domanda che volevo farti, che riguarda proprio la sfera sociale dei genitori. Salto, Anita, salto un pochino. Certo. Purtroppo, capita di incontrare persone che fanno battute omofobe, che raccontano barzellette omofobe, più per una omofobia verbale, per goliardismo, per fare goliardico, che per vera omofobia. Però questi comportamenti volgari, sconvenienti, eccetera, disturbano molti genitori e creano nei genitori remore, nella loro sfera sociale, di amicizia, di condominio, Certo. di parrocchia, non lo so, remore nel dire che i figli, appartengono, hanno un orientamento sessuale diverso, eccetera. Ecco, come possiamo aiutare questi genitori? Ma come si superano queste questioni se uno non mette le persone di fronte al fatto compiuto? Noi pensiamo che anche fino a pochi anni fa, anche l'handicap psichico era considerato una vergogna in una famiglia, anche l'handicap fisico era considerato una vergogna. Allora, se le famiglie, io parlo solo alle famiglie, non parlo dei ragazzi, poi qualche ragionamento lo facciamo, perché non ho nessun titolo per parlare a un ragazzo e dire tu devi fare. Nemmeno alle famiglie lo dico in questi toni, però se noi non ci rendiamo conto che se non facciamo apparire la nostra realtà nella sua normalità, per cui il giudizio sulle nostre famiglie deve essere dato come sulle famiglie degli altri, non in base all'orientamento sessuale di alcuni componenti, ma in base a quello che fanno, a come non fanno, a come si comportano, tutto quello che volete. È chiaro che il problema sarà sempre marginale, cioè ognuno con qualche prezzo bisogna pagarlo. Se uno non è disponibile a pagare dei prezzi, vuol dire. Cosa pensiamo che abbia mai sentito una persona di colore nell'Alabama degli anni 60-70? Voglio dire, se non siamo disponibili a. Infatti, io dico sempre che il problema per i nostri figli, lo cerco di dire, non è se non è dentro casa, però appena escono fuori di casa ci può essere il problema. Quindi noi non è che possiamo dire, ah, ma è la nostra famiglia, tutti i problemi. No! Sono risolti e quindi non c'è necessità di allargarci fuori. Secondo me c'è necessità invece di vivere alla luce del sole, perché non c'è nulla da cui vergognarsi. Io di cosa mi devo vergognare? Io non mi devo vergognare di nulla, perché se noi parliamo di questioni identitarie, uno ha un orientamento etero e uno ha un orientamento omosessuale. Nessuno sa perché questo avvenga, però quello che è certo è che c'è, è come la varianza di identità di genere, nessuno. Cioè uno è cisgender, uno è una persona trans. Bene,
a questo punto, su questioni che appartengono alla propria identità, non è che uno può essere. Noi possiamo bullizzare anche chi ha i capelli rossi. Fino a pochi anni fa si bullizzavano i mancini, cioè all'interno della Chiesa non venivano accettati i mancini e venivano corretti. Siamo a questo punto, voglio dire. Dopodiché, secondo me, per superare bisogna far capire alle persone che le persone sono tante, che nessuno si può permettere. Perché una volta si facevano le battute sugli ebrei, poi ci sono state le camere a gas. Voglio dire, sì, ancora oggi si fanno le battute, o le battute sugli zingari. La battuta è battuta, ma se uno facesse la battuta sulla tua famiglia, negli stessi termini, magari non è che saresti così contento e saresti così facilone, no? Quindi le parole sono pietre e non devono essere usate in modo sbagliato. Però questo dovrebbe partire dalla scuola, dovrebbe partire da una cultura generalizzata e qui si fa molta fatica perché, dato che chi avversa questo sa benissimo che a scuola dove si formano le coscienze, dove si forma e dove i nostri figli stanno per moltissimo tempo è luogo importante, lì è luogo dello scontro ed è sottovalutato da tutto il mondo LGBT, secondo Proprio me. Ma non... perché le parole sono pietre, il nostro gruppo si chiama Famiglie Orgogliose. Poi accogliamo anche genitori titubanti o che non vogliono dirlo, però lo scopo è proprio quello. Io non sono orgoglioso che mia figlia è lesbica. Io ho preso atto che mia figlia era lesbica, punto. Non è che in questione, non è che tu devi essere orgoglioso se hai un figlio etero, se hai un figlio, ma così capisco il senso, Siamo non orgogliosi voglio, dei non figli in voglio, generale. ma no, è certo, noi siamo orgogliosi dei nostri figli, come gli altri sono orgogliosi dei loro figli etero. Ebbene, io ho. È benissimo, e ci mancherebbe ma lo siamo in quanto sono persone che ci fanno, con cui abbiamo un buon rapporto, che pensiamo siano persone valide, che siano persone degne, eccetera, eccetera, eccetera. E poi l'orientamento sessuale, io dico sempre una cosa, come noi non guardiamo, io non guardo sotto le lenzuola del letto di qualcun altro, di mia figlia in particolare, perché non avrei piacere che lei guardasse sotto il mio. Pari pari. Parlando di coming out, che è il nostro argomento, un'altra domanda che spesso pongono i genitori è questa: se abbiamo il dubbio che nostro figlio abbia o nostra figlia abbia un orientamento sessuale o un'identità di genere diversa e non fanno coming out, possiamo forzare noi la situazione affrontando l'argomento? Capisco che è una cosa molto soggettiva e che dipende molto dalle cose, però chiedo a te, con la tua esperienza, di Agedo, di confronto con tanti genitori, se tu ritieni che sia una cosa fattibile e se sì, in che Allora, io modo? E se no, direi, invece, perché no? sì, certo, io direi di regola no, perché ognuno ha i suoi tempi di maturazione, quindi io non lo vedo il problema dal punto di vista del genitore, ma dal punto di vista del ragazzo che sta crescendo, no? E che o del ragazzo, dell'adulto, di quello che si vuole. Lui ha i suoi tempi di maturazione, avrà bisogno di capirsi, di capire, perché a volte non ha modelli positivi intorno, non ha conoscenze, cioè ha bisogno di tutto. Poi, naturalmente, in una società eteronormata, naturalmente, tutti quelli che non sono eteronormati si sentono un po' fuori luogo, no? Soprattutto un ragazzo che non, magari molto giovane, che non ha nessuna informazione. Quindi io direi tendenzialmente di lasciargli i suoi tempi di crescita, creargli intorno un ambiente non accogliente, ma un ambiente in cui lui sappia che lui di qualsiasi cosa può parlare e che non sarà giudicato, ma verrà capito, compreso e farà parte della famiglia tranquillamente. Questo, ma non, io non, voglio dire, secondo me non è che uno debba forzare, perché uno potrebbe arrivare anche in un momento troppo presto, in cui uno non è ancora all'interno di un travaglio, non perché sia la fase, non la fa, ma perché noi dobbiamo rispettare i tempi di crescita delle persone. Però lui deve sapere
deve sapere, cioè le persone devono sapere che intorno hanno un ambiente, che se hanno bisogno di supporto, che se devono chiedere qualcosa, che se hanno bisogno di qualcosa, i genitori, l'ambiente, la famiglia c'è. Ma secondo me, quello di forzare, di dire, perché io spesso sento dire, ah, l'avevi saputo prima, avrei potuto fare, non avrei potuto fare. Bene, ma se noi creiamo condizioni, non so se accoglienti la persona, ma condizioni normali di rapporti in cui uno sia libero di esprimersi, libero di relazionarsi, secondo me non è che bisogna. Io poi non ho mai guardato il diario di mia figlia, nemmeno quando faceva prima elementare, mai andrei a guardare le cose di un ragazzo anche più grande, da genitore, parlo io. Secondo me non è da fare. Poi puoi lanciare dei messaggi, puoi far capire che avresti piacere, però a me è capitato una volta di un genitore che sentiva la necessità di esprimersi, di parlare di questo, e col figlio che non faceva coming out. E dico, comanda il figlio in questo caso. Non sei, le tue necessità passano in secondo, o i tuoi bisogni passano in seconda. Perché noi siamo genitori, cioè noi dobbiamo tutelare una crescita armonica dei ragazzi e noi dobbiamo cercare di dare una mano a questo. Cioè, chi in questo caso, la persona coinvolta, cioè noi dobbiamo seguire la persona coinvolta, non è che possiamo forzarla, perché non deve essere forzata, perché lui non deve dimostrare niente a nessuno. Lui deve comprendere bene se stesso e deve cercare di vivere il meglio possibile. Punto. Io lo vedo così. Quindi, secondo me, tendenzialmente, cioè il bisogno del genitore mi passa nettamente in seconda fila, dal mio punto Lorenzo, di vista. chiarissimo, Prego. chiarissimo. Mi Invece sembra. c'è, scusami Ambra, perché c'è Giorgio che ha scritto una cosa interessante, almeno in un passaggio, dice appunto: no, non si deve forzare, ma occorre accogliere, come stai dicendo tu, e contenere emotivamente. Usa queste parole che ho trovato Cioè? interessanti. Magari se vuole spiegarcene un po' meglio. Non riesco a capire bene il contenere emotivamente, cioè non riesco a, cioè non capisco il contesto in cui è detto, quindi non. Infatti, chiedevo a Giorgio se voleva spiegare un po' meglio. Ascolta, secondo me Accogliere è accogliere e contenere accogliere emotivamente, forse emotivamente, intendente, e accogliere perché emotivamente anche dare spazio alle emozioni, raccogliere le emozioni del figlio. Hai detto una frase che mi è piaciuta molto, Fiorenzo, hai detto è il figlio che comanda, il figlio o la figlia che comandano, e questo è giusto lasciare a loro. Però hai anche detto un'altra cosa che mi ha colpito molto. Hai sentito qualcuno dire, beh, ma mio figlio poteva dirmelo prima, eccetera. Anche a me è capitato di sentire una madre dire, ma io ho No, perso una l'avessi parte della saputo, vita di mio l'avessi saputo. figlio. Ho capito, ma. Lo so, però anche questo è quasi un appello che faccio ai ragazzi. Abbiate più fiducia forse nell'amore dei vostri genitori. Fategli condividere la vostra vita, perché poi re potrebbe restare ai genitori anche un senso di vuoto degli anni non Capito, vissuti. ma se pensiamo che, se sembra che ancora, scusate, la maggior parte dei ragazzi non facciano coming out, vuol dire che qualche problemino c'è in questa società. Santo, cioè, perché noi parliamo di situazioni, non dico ideali, sono situazioni molto aperte dove si parla, si discute tranquillamente, tutto va bene. Però purtroppo, se fosse così, non c'è. Cioè, le nostre associazioni non avrebbero senso di esistere, noi potremmo tranquillamente fare altro, Credo che perché Giorgio non stesse avrebbe spiegando, credo senso. Abbiamo che ragazzi Giorgio. buttati fuori di Credo, casa ancora, comunque. Ambra, forse Scusa. forse la bugia ti arriva un attimo dopo. Credo che Giorgio stesse spiegando. Scusatemi. No, dicevo ad Ambra che probabilmente non. Vado Cioè, avanti? Io non sento no, Natasha. esatto, dicevo, probabilmente Ambra hai un po' di problemi Non di sento ritorno, Natasha. arrivi dopo e quindi Giorgio stava parlando e probabilmente non lo hai Ambra, sentito. Giorgio, se vuoi. mi Sì. senti?
A te sì, Anita, non sento Sì, Natasha. c'era Giorgio che stava spiegando. Magari lo riprendiamo dopo, Giorgio, per Adesso quella non ti questione. sento. Sì, lo spiego Aspetta. dopo. Ah. Ok, grazie Giorgio, scusaci. Pronto? Anita, io non ti sento. Non mi Non senti sento. più? Ora sì. Ok, allora se ti vai avanti, poi dopo faremo intervenire Giorgio e anche Will, ho visto che voleva intervenire, quindi dopo. Volevo chiedere un'altra cosa a Fiorenzo. Un'altra situazione molto delicata per i genitori è il cambiamento di sesso, che potrebbe essere vissuto come quasi il cambiamento di sesso di un figlio o di una figlia, che potrebbe essere vissuto quasi come la perdita di quel figlio o di quella figlia per come se lo sono immaginato, per come lo hanno vissuto per anni. Ecco, questo cambiamento, come farlo affrontare? A me vengono in mente le parole di Ovidio. Tutto muta, non finisce. Ho Però capito, ma qui molto siamo delicato. bene, noi siamo in situazioni assolutamente complicate, anche perché appunto non ci sono. Perché noi genitori arriviamo assolutamente impreparati, non sono opzioni che noi abbiamo appreso da qualche parte che potevano accadere, no? Pur essendo avendo delle frequenze abbastanza anche alte, quindi nella società. E quindi arriviamo normalmente impreparati. Intanto forse oggi, ora diciamo che parliamo di persone in cui non c'è adesione tra il sesso biologico, il sesso assegnato alla nascita e quello che loro intimamente si sentono. Quindi il discorso del cambiamento di sesso, nel senso di cambiamento chirurgico del sesso, è una delle opzioni e non è l'unica opzione. Comunque è una questione assolutamente delicata e che non per nulla, fino a pochi anni fa, diciamo che riguardava normalmente solo persone adulte che arrivavano a questo dopo percorsi estremamente complicati, estremamente dolorosi e carichi di, insomma, carichi di problemi. Oggi abbiamo anche bambini con varianze di identità di genere. Quindi, ma il problema è sempre lì, se noi pensiamo che le nostre aspettative debbano prevalere su quella che è, sulle cose fattuali, purtroppo fa parte del fatto che bisogna ribadire sempre che i figli, e io come tanti altri non l'ho imparato subito, ma l'ho imparato dopo, sono, non sono la nostra proiezione. O quelli che devono soddisfare aspettative o fare cose che noi magari non siamo riusciti a fare nella nostra vita e quindi sono una specie di nostro clone, un nostro prolungamento, ma sono assolutamente entità autonome. Sono altre persone che noi mettiamo al mondo, ma che non è che condizioniamo la loro vita e quindi la loro vita deve essere condizionata da come noi eventualmente sentiamo o di come pensiamo. E quindi bisogna, anche qua, non bisogna, cerchiamo di far comprendere che qui si tratta sempre di questioni essenziali delle persone, identitarie. Uno è quello che è. E dato che quello tra corpo e spirito e testa naturalmente non conta l'involucro, ma conta quello che senti, penso che non ci siano dubbi che questo debba prevalere. È chiaro che se un genitore, si modificano le coordinate, però almeno ha una situazione reale, perché altrimenti avrebbe una situazione finta, in cui una persona dovrebbe vivere in un modo come si aspetta la collettività, ma che non gli appartiene e con dei drammi terribili. E noi invece, come genitori, dovremmo essere contenti se i nostri figli cercano di vivere in base a quelle che sono le loro aspirazioni, le loro aspettative, i loro bisogni, e non i nostri. O quello che noi ci, se noi ci immaginavamo una certa cosa, ebbene, dobbiamo cercare di modificarla. Come dico, anche in questo caso,
chi conta è sempre il figlio. Ma non perché noi non contiamo, ma il problema è che noi non possiamo pensare che lo sviluppo di un figlio si basi sulle aspettative del genitore, anche se sono umane. Tutti noi abbiamo fatto tanti film, tanti ragionamenti in testa, però dobbiamo constatare e dovremmo lavorare tutti per creare una società dove tutte queste uno conosca e sappia queste cose, dove tutte le possibili sfaccettature siano ben accolte, perché figlie della nostra cultura, non attuale ma futura, in cui le persone si trovano bene a prescindere. E quindi non ci siano condizionamenti nella vita delle famiglie che costringano che facciano sì che i rapporti poi con i figli siano rapporti problematici, e che costringano magari a percorsi molto complicati o addirittura a non condividere i percorsi dei figli. E questo ne abbiamo tutti, ne abbiamo esempi, però si rischia di poi arrivare a situazioni molto molto delicate, molto pericolose. Ecco, io dico, sono due persone transgender, sono delle persone che dovrebbero essere dei cristalli che tutti dovrebbero avere l'accortezza di tutelare al massimo, perché sono persone in cui si è avvenuto uno sfasamento tra lo sviluppo, diciamo, dal punto di vista psichico, quindi di chi sono io, e lo sviluppo biologico e della biologia, no? Però bisogna cercare di, oggi ci sono gli strumenti per poter arrivare a dei risultati migliori possibili, però devono essere aiutati al massimo, e quindi anche le famiglie bisogna cercare di aiutare al massimo da questo punto di vista. E purtroppo nel nostro paese siamo ancora indietro, ci sono pochi centri, ci sono percorsi molto complicati, e ci sono pochi specialisti, e ci sono problemi anche per i farmaci bloccanti dello sviluppo, ci sono problemi, ci sono sempre molte questioni, ecco, perché si parte da un binarismo di genere assoluto, mentre noi sappiamo che poi ci sono anche le persone a genere, ci sono le persone con fluidità di genere, ci sono persone che rifiutano il binarismo di genere. Ma sotto il sole dovrebbe essere bello per tutti, no? Uno dovrebbe poter vivere come meglio gli aggrada, e per raggiungere appunto la felicità. E tanti possono essere modelli, non sicuramente uno solo. Che poi, dato che per la nostra cultura, la nostra formazione, questo non sia semplice, perché noi siamo sempre stati, a noi hanno sempre insegnato tutto il contrario, però questo è un dato di fatto, per cui esistiamo noi e cerchiamo di fare dei ragionamenti, e cerchiamo di fare dei ragionamenti collettivi. Oltre a sfruttare il caso individuale, cerchiamo appunto di fare eventi di formazione come quello di oggi, perché se noi riusciamo a intercettare le persone prima che i casi avvengano, creiamo cultura e creiamo una società più aperta. Ok, credo che la parola passi a Giorgio adesso. Giorgio, se vuoi spiegare. Prima che abbiamo, allora, che abbiamo quello che avevo detto io era questo. Immaginiamo un figlio che deve comunicare al genitore: io sono gay. La paura che ha questo figlio è una cosa paurosa. Paurosa perché? Perché ha paura che i genitori non l'accettino. Già vede la società che se lui si mostra viene rifiutato, quindi ha bisogno di essere contenuto, ha bisogno di essere rassicurato perché come dire, io sono qui, sono vicino a te, ti ascolto, te puoi dirmi tutto quello che ti pare, te puoi dirmi tutto, farmi conoscere come sei. Questo è quello che penso io che dovrebbe essere fatto quando un figlio fa un coming out. Per questo è quello che intendi come no, beh, ora lo conosco, ora
Io vorrei aggiungere qualcosa. Quando mio figlio mi ha regalato il suo coming out, quando ho ricevuto il suo coming out, non aveva neanche 18 anni. Per fortuna, forse mossa dell'amore, ho reagito, non me l'aspettavo, però ho reagito bene. Gli ho detto che mi interessava che lui fosse una persona per bene, non se gli piacevano i biondi o le bionde, i bruni o le brune. Non era un problema per me, assolutamente. Però di notte me ne sono andata a cercare su internet mille aiuti, eccetera. E la cosa che più mi ha aiutato, che più mi ha colpito, era una frase. Diceva, quando un figlio o una figlia vi fanno coming out, potete fare poco e sbagliare molto. E questa è stata la mia strada. Cioè io dall'indomani mattina ero di nuovo la mamma di prima. Quella che rompeva le scatole o quella che faceva le cose affettuose, cioè ho cercato di non cambiare completamente atteggiamento e credo che questo sia servito sia a me che a mio figlio. Ecco, di restare quello che si è, perché sono quello che sono anche loro, cioè, ecco, non cambia No, nulla. certo. Questa è la Il mia problema è esperienza, che... No, no, ma semplice perché poi forse, ognuno troppo di noi... semplice. No, 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 ognuno di noi ha Non esperienze sento diverse. neanche Fiorenzo. Chiedo scusa. Allora, Mi Ambra sentite? no. Io sì, ti sento, forse Ambra, che non... Ok. Ambra mi senti? Ok. A te sì. Sento Anita, non sento Fiorenzo. Mi sentite adesso? Mi sentite? Abbiamo una Mavaria oggi. Prova a uscire e rientrare, Ambra, Sì. forse. Sì. Ok. Intanto che aspettiamo Ambra, poi c'è una domanda, poi Fiorenzo da Alice Toccacieli, dopo te la leggiamo e poi faremo anche intervenire una persona che mi ha chiesto di intervenire. Intanto volevo ringraziare Giorgio che aveva chiarito questa frase che mi aveva No, perché incuriosita, ecco, e quindi mi un sembra aggiornamento di quello che ci siamo. perché un conto la ora è molto più chiara, Più ecco, non chiaro, avevo compreso bene. No, certo, certo. perché ok, Senti, va bene. allora aspettiamo un attimo che rientri Ambra. Poi qualcuno ha fatto una constatazione, diciamo così. Sembra che sia Maurizio, non lo so, sembra Maurizio, ma non è che spesso però poi alla fine il problema sono i genitori. Perché tutta la situazione è particolarmente Da dire che complicata di fronte a un coming out di un figlio, ma anche di un parente, se vogliamo, o di una persona che conosciamo. Non è che appunto è, soprattutto per quanto riguarda i figli, poi il problema molto spesso sono i genitori, qualcuno l'ha scritto prima, allora io te la pongo come domanda, così. questo non lo, cioè in qualche caso sicuramente sì, perché se uno poi non si sente di avere difficoltà in famiglia, è chiaro che questo lo rende debole nei confronti dell'esterno, già mi dà l'impressione, ecco. E quindi è chiaro che se la famiglia non... Voglio dire, noi facciamo cioè, però questa società è fatta in un certo modo. Noi cerchiamo di darci da fare un po' tutti noi, perché siano comprese determinate cose e si vada avanti rispetto a questo, rispetto ad antiche consuetudini, tradizioni, ad antichi stereotipi, eccetera. Perché possiamo fare pari pari il ragionamento visto che qui siamo nella rete transfeminista, di che cos'era la condizione della donna non mille anni fa, ma qualche decina di anni, ma qualche decina di anni fa. E quindi non è che tanto poi la situazione è tanto diversa. Ecco, quindi è chiaro che la famiglia può creare dei problemi, ma una cosa che i ragazzi dovrebbero, mentre, come si diceva prima, loro vengono magari da percorsi più o meno lunghi, aiutare i genitori da questo punto di vista, fornendo gli strumenti, fornendo gli supporti, mettendoli in contatto con l'altro genitore con cui condividere l'esperienza, eccetera. Perché non esistono ricette valide per ciascuno di noi, ci sono
situazioni diverse. Si passa da persone che non hanno nessun problema per motivi sociali, culturali, personali, ambientali, di esperienza, a persone che non riescono, a cui non basta tutta la vita a superare questi problemi. Quindi, poi c'è anche l'ambito delle persone con fede religiosa, determinate fedi religiose ancora più che altre. Insomma, cioè, le situazioni sono molte complesse, anche perché la questione che una società possa essere plurale mi sembra che sia un'acquisizione che si sta facendo e che tutti hanno diritto di starci allo stesso modo, certo, e avere gli stessi diritti non mi pare che sia una questione che è una questione piuttosto recente, ecco. Mentre prima si faceva una gerarchia valoriale: il sesso etero è buono, il sesso omo è cattivo. L'affettività omo etero è buona, l'affettività etero è buona, l'affettività omo è cattiva. Quando, se veniva fatto una gerarchia valoriale, è chiaro che tu sapevi già, cioè eri classificato autonomamente tra persone perverse, tra le persone, difatti si parlava di perversione, si parla, e in qualche contesto se ne parla ancora oggi, si parla di teorie riparative, si parla di un sacco di cose piuttosto pesanti, e quindi passi da fare nella nostra società ce ne sono ancora molti, ecco. Certo. Senti, ti lascio la parola un attimo a Will, che voleva intervenire, evidentemente chiederti qualcosa. Sì. Salve, buonasera. Sì. Buonasera. Allora, io prima ho ascoltato lei ciò che ha detto riguardo a anche di quello che sembrò riguardo alle battute, alle offese, eccetera. Io su questo mi sono sempre battuto, farò in futuro, poi spero di riuscire a fare meglio, un'autointervista che perché sì, anche secondo me anche qualche battuta anche tra amici può essere una forma sì di omofobia, perché dipende uno come la prende. Io per esempio l'ho sempre presa male, ecco. C'è chi casomai dice vabbè non mi interessa, e poi riguardo il coming out, io per esempio sì, sono stato fortunato, però nell'ambiente in cui si vive posso dire che c'è la paura, appunto, seguendo anche un po' le notizie, anche guardando delle serie TV e dei film, si rischia sempre, quindi purtroppo ci si deve da un lato sempre nascondere. Io per esempio, arrivato a un'età adulta, su quasi 26 anni, dico non amo più nascondermi, però il problema è chi mi starà accanto, con altre persone, il problema è quello. Cioè non si finisce mai, cioè è sempre così. Io lotto ogni volta, pure io sono dell'arcica di Caserta, si continua a lottare, ok, però c'è sempre la solita difficoltà. Ok, io posso avere un compagno, e che succede se sto per strada? Che succede se sto qua? Allora, ok, io sono di un'altra generazione, ok, però dico, allora non è cambiato niente, cioè è cambiato qualcosa, ma siamo sempre punte da capo, ecco. Allora, a me non pare che siamo punte da capo, e che non sia cambiato nulla. Tanto in Italia c'è da 4 anni e mezzo c'è una legge sugli unioni civili, che sarà una legge imperfetta, quello che si vuole, però voglio dire, è la prima volta che vengono riconosciuti i diritti non individuali, ma diritti proprio di coppia, per le coppie same sex. Tra l'altro, ci sono è un percorso faticoso, però secondo me se non ci si mette in gioco è difficile che le cose vadano avanti. Non si può pretendere che gli altri facciano per te, ma questo è lo stesso per l'handicap, è lo stesso per altri, no, che sono situazioni completamente diverse, ecco. Non vorrei dire, ora non voglio fare tutto, però spesso e volentieri, voglio dire, negli Stati Uniti, se non c'era il movimento degli anni 60, eccetera,
non è che le libertà andassero avanti e le persone sono prese dei rischi, hanno avuto dei costi. Io parlo sia al movimento LGBT, ma per esempio il movimento dei Negri d'America, con Martin Luther King ed altri, per ottenere dei risultati si sono dovuti mettere in gioco e battersi. È chiaro che una società accogliente è compito di tutti renderla accogliente, però in prima persona quelli che sono interessati, se loro stessi non ci mettono del loro, è difficile che le cose vadano avanti. Non si può aspettare che le cose ti vengano sempre e solo dall'esterno, perché improvvisamente tutti diventano più saggi. Sarebbe ideale, ma non è così. Sì, sono d'accordo. Infatti, piano piano, scrivendomi e essendo consigliere all'Arcigay, piano piano mi sto rendendo conto che muovendomi da me, da altri di noi, qualcosa piano piano cambia. E a volte dico, non è cambiato niente, perché ci sono sempre delle situazioni, però dico, vabbè, lottando comunque ci si sente anche meglio, sì, perché appunto sì, dipende. No, infatti, sì, sono d'accordo di quello che ha detto. Grazie. No, grazie a lei. Grazie, grazie Will. Lasciamo lo spazio anche a Donna Bizzarra, che voleva chiedere qualcosa. Eccola, la vedo. Ecco, sono io. Buonasera, sono io con questo strano nome. No, io non ho chiesto la parola veramente, non volevo ah, dire. Okay. Avevo visto una mano alzata, non ti preoccupare. Forse ho alzato per sbaglio la mano. Abbiamo salutata. Sto seguendo molto attentamente il discorso di Gimelli, mi piace sempre tanto e dobbiamo ancora fare di più, sicuramente. Ecco, da Agedo Roma. Ci vediamo. Grazie. Graziella Puglisi. Vuole dire qualcosa, Graziella? Se no, lasciamo la parola a Marco Paolo Buzzetti. Salve, buonasera a tutti. Sono Marco Buzzetti di Agedo Grosseto. Allora, devo fare un pochino di riflessioni che mi sono venute in mente adesso. Credo che comunque, qui stiamo parlando sempre dei genitori, che i genitori debbano fare questo, i genitori debbano fare quello. Ma chi c'è che aiuta i genitori? Cioè, i genitori prima non sanno niente, almeno per la maggior parte non sanno niente di quello che è l'omosessualità, la transessualità e tutte le tematiche LGBT. A un certo punto lui cambia il film della sua vita. Cioè, io la considero, vado al cinema, guardo un film, mi alzo, secondo tempo è un altro film. Ok. Mio figlio è omosessuale o transessuale. A questo punto io veramente è una frase fatta, però il fatto che crolli la terra sotto i piedi è palese. Quali strumenti avevo io per capire questo? Nessuno, perché prima io non, da piccoli, da grandi, nessuno ci ha mai detto qualcosa. E dobbiamo imparare tutto da noi, come ha detto Fiorenzo. Credo che ogni caso poi sia a sé stante. I figli accompagnano i genitori, almeno per il mio caso è stato così. Mi ha fatto capire, mi ha fatto aprire una porta dove ho visto un mondo che non conoscevo affatto. Sono entrato in Agedo e ho cercato di fare qualcosa. Però questo qualcosa a volte non basta, perché Fiorenza dice che bisogna mettersi in gioco, perfetto, soprattutto noi genitori, credo, perché se per ogni figlio omosessuale o transessuale i genitori, qualsiasi genitore, tutti i genitori venissero fuori, facessero coming out anche loro, saremmo diversi milioni. Ok? Allora potremmo davvero metterci in gioco e uscire tutti insieme. Ma a questo punto a noi ci serve anche che le istituzioni ci siano vicine, perché laddove tanti genitori hanno paura di mettersi in gioco, e anche perché non si sentono tutelati dalle istituzioni, i ragazzi stessi, c'è cioè le unioni civili, perfetto,
si possono sposare e questo è bello, però in tanti continuano a non farsi vedere, si sposano all'estero. Per cui ecco, i genitori sì, va bene, però è difficile. Sì, essere genitori non è facile per avere poi un figlio omosessuale o transessuale, si deve mettere in gioco lui stesso e cercare di capire. Almeno io ho sempre cercato di trasmettere questo, perché da noi si dice non si nasce imparati, però ci vuole anche la mano delle istituzioni, e se le istituzioni non ci stanno vicino è difficile. Però questo, se posso, fa parte del, cioè ci sono istituzioni che addirittura, non dico istituzioni, ma movimenti politici, persone che invece fanno della lotta contro i diritti delle persone LGBT e non solo, una questione identitaria. Quindi noi siamo all'interno di un gioco, di uno scontro tra anche forze politiche, persone che hanno proprio hanno un'impostazione completamente diversa su questo, sulle tematiche su cui noi ci battiamo, e quindi negano che, pur ammettendo che le persone che hanno orientamento e identità hanno sia una questione identitaria, loro non accettano, perché non si spostano dalla nozione della cosiddetta famiglia tradizionale, no? E con tutto quello che ne consegue, vado rapidamente, nel senso che lo sappiamo. E quindi quando nelle istituzioni ci sono questi, naturalmente cercheranno di ostacolarci. Non è che le istituzioni di per sé, l'istituzione non è neutrale, è fatto da chi c'è nelle istituzioni. E quindi noi ci possiamo aspettare, se poi c'è una pressione nei confronti delle istituzioni, le istituzioni faranno tendenzialmente di più, se non c'è pressione si occuperanno l'altro, le istituzioni, e questo è cioè questo è abbastanza naturale. Noi non possiamo pensare che le cose si ottengano senza, io non è che invito tutti a fare attività, assolutamente, però dico, se non c'è sensibilità, se non c'è pressione su queste cose, le cose poi non cambiano. Ma questo mi sembra abbastanza scontato, non è che lo dico perché mi faccia piacere, ma guardate un po' cosa sta succedendo nei paesi dell'est, no? Dove le questioni LGBT sono considerate questioni nettamente identitarie. Ungheria, Polonia, Croazia. Allora, alcuni paesi africani, paesi musulmani, cose di questo tipo. Ma questo vuol dire che la strada da fare è ancora lunga. Cioè, non siamo al punto zero, ma siamo a un punto. E noi in Italia, poi se vedete la mappa dell'ILGA, se qualcuno ce l'ha presente, non è che stiamo proprio benissimo, noi tra i paesi dell'Europa occidentale siamo quello più vicini all'Europa orientale, quindi siamo il più arretrato tra i paesi dell'Europa occidentale. Quindi il lavoro da fare è moltissimo. Noi stiamo, poi i risultati non è che dipendono solo da noi, secondo me dipende da un contesto generale. In Italia c'è un problema storico della frammentazione del movimento LGBT, eccetera, che non è argomento di questa sera, ci mancherebbe altro, se no andiamo fuori strada completamente. Però dobbiamo prendere atto di quella che è la situazione. Io penso, la mia esperienza non è così lunga in termini temporali, però penso che le situazioni siano, anche nella consapevolezza generale e della società, in base anche a volte indagini che vengono fatte, statistiche che vengono fatte, che la situazione stia migliorando e che vada progredendo, probabilmente con una velocità inferiore a quello che sarebbe necessario. Però le società avanzano in questo modo, e se le persone che hanno interessi non cercano di premere perché questi interessi, perché se arriva a qualche risultato, naturalmente si farà più fatica. Poi, dopodiché, ognuno fa quello che può nelle condizioni in cui è. Niente da dire. Io non ho mai detto a nessuno devi fare questo, devi fare quell'altro, sarebbe bene che facessi questo.
perché è un discorso assolutamente sciocco. Noi cerchiamo di portare avanti un ragionamento che aiuti la comprensione dei fenomeni, cerchi di far cultura e aiuti la società ad avanzare, in modo che non solo i nostri figli, ma i figli di tutti stiano meglio. E noi diciamo sempre che noi ci interessiamo della questione dei diritti, in particolare delle persone LGBT, ma dei diritti in generale, perché la tematica dei diritti è una tematica a 360 gradi. Quindi è chiaro che una società, una parte anche molto ampia di questa delle nostre società si sentono molto appagate se fanno riferimento a valori tradizionali. E allora con questa parte è certo che ci sono scontri, ci sono discussioni, ci sono, a volte si va avanti, a volte si va indietro. Però questo è la vita, ecco, non è che noi difatti io dico sempre, noi ci interessa l'interlocuzione con tutti, noi a tutti parliamo lo stesso linguaggio. Io parlo dell'interlocuzione con la politica, con la società civile. Io non è che adeguo il mio dire o le mie richieste in base all'interlocutore. E le mediazioni non le facciamo noi, ma le fa la politica e deve mediare tra interessi diversi. Noi diciamo a tutti le stesse cose e cerchiamo di dire, e cerchiamo anche di avere molti, non solo genitori, noi siamo associazione genitori, parenti e amici delle persone LGBT, quindi è più ampia, e cerchiamo di dire che abbiamo bisogno anche, non siamo l'associazione dei genitori piangenti o di quelli che erano solo genitori piangenti, ma siamo anche la generazione di genitori che hanno avuto percorsi meno complicati o per nulla complicati, che danno una mano per far crescere la consapevolezza della società. Questo è quello che è la nostra mission, usando il termine abusato, è il nostro obiettivo, diciamo, parlando in Italia. Poi ci si può fare. Sì? No, scusa. Vorrei... Inerente a quello che hai detto, c'è una domanda di Alice Toccacelli, una domanda dice personale che ti vuole fare, no? Tu hai mai avuto paura per tua figlia relativamente al fatto che è lesbica? E se sì, in quale situazione? No, diciamo che è l'unica preoccupazione che abbiamo avuto all'inizio, quando ce l'ha detto, abbiamo detto avrà più difficoltà degli altri, no? Poi devo dire la verità, dal punto di vista fattuale non è mai capitato, non è mai successo, poteva succedere, ma non ci sono state situazioni in cui mia figlia a memoria così abbia temuto in quanto ragazza lesbica, no, devo dire di no. Se posso, Anita Ambra, volevo approfittare per dire una cosa, perché sollecitata un po' da quello che è stato detto finora, volevo dire che il nostro paese è il paese che brilla e in vetta alla classifica dei paesi con omofobia istituzionale e istituzionalizzata più alta. Quindi il problema è che i discorsi d'odio nei confronti delle persone LGBT+ arrivano principalmente da chi ci rappresenta e quindi dalle istituzioni stesse. Quindi io questo trovo già che sia un elemento che comunque ci fa vivere il nostro attivismo e la nostra interlocuzione con le istituzioni in una maniera un po' diversa, diciamo, rispetto ad altri contesti. Sono d'accordo con Fiorenzo quando dice che le nostre vite sono diventate diciamo terreno di scontro ideologico. Infatti tutte le volte che noi le sottraiamo da questa dinamica, che dal mio punto di vista è una dinamica che distorce la realtà, quindi quando ci sottraiamo alla forzata
biologizzazione delle nostre questioni, riusciamo a portare a casa il risultato di far capire che le nostre vite in realtà sono come degne tanto quanto quelle di tutte le altre persone. Però l'ultimo punto che sembra più evidente, invece, che un po' emerge anche dal dibattito qui, è che c'è bisogno di un attivismo che non sia solo LGBTQIA+. In questo io trovo che l'apporto che al movimento porta a Gedo sia fondamentale. I nostri genitori non sono gay, la maggior parte di loro, diciamo. E questo fa sì, dove io uso il gay come neutro maschile in questo caso, riunendo tutte quante le soggettività, purtroppo, solo in questo caso eccezionale. Il tema però è davvero questo, cioè noi abbiamo bisogno, e quindi secondo me anche il dialogo che i genitori possono, gli adulti in generale, intrattenere con altri adulti, è secondo me è la leva, la svolta necessaria nel cambiamento culturale che tutti vogliamo produrre. E c'è bisogno di un dialogo tra pari rispetto a queste questioni, e io credo molto all'attivismo di genitori che, come i loro figli, questa è una cosa che Marco Buzzetti mi ha detto nella famosa intervista che abbiamo fatto circa 10 anni fa in un programma radiofonico che conducevo, a metterci la faccia devono essere i figli e i genitori, nel senso, lui mi ricordo mi disse, quando mio figlio ci ha messo la faccia, scendendo proprio in campo come attivista, io mi sono chiesto chi sono io per avere meno coraggio di lui in questa cosa, nel metterci la faccia. Ecco, io credo che un attivismo non solo delle famiglie, ma anche di tutte le persone etero, quindi non LGBTQIA+, è importante, perché fa una cosa importante con questo tutto, cioè sottrae dalla sfera privata, in cui vogliono rinchiudere le nostre vite, la dimensione sessuale e affettiva delle persone LGBT. Cioè, l'idea che questo sia un fatto privato e un fatto di famiglia, non un fatto di rilevanza sociale. E invece è fondamentale far capire che il problema è proprio i coming out sociali che vanno, come dire, favoriti in tutte le direzioni, da parte dei genitori come da parte dei figli. Perché il punto è proprio la legittimazione sociale, e mi viene da dire di conseguenza anche politica, delle nostre esistenze. Il punto non è che a casa nostra possiamo fare quello che ci pare, lo sappiamo, non è che ci mancherebbe altro, mi viene da dire. Io volevo aggiungere una piccola cosa, tornando proprio, rispondendo a Marco, una piccola cosa a quello che ha detto Fiorenzo e quello che ha detto Natascia, che storicamente in Italia c'è qualcuno che ha un rumore tremendo storicamente in Italia i diritti civili si sono ottenuti con la spinta dal basso, non sono state né le istituzioni ma neanche i politici di opposizione. Io non credo che avremmo avuto il divorzio o l'aborto se fosse dipeso solo dal Partito Comunista o da altre forze della sinistra, cioè la spinta è venuta dalla gente e poi i partiti politici se ne sono fatti carico, perché la spinta che veniva dal basso era veramente potente. Quindi io penso che l'associazionismo in questo caso è fondamentale, Marco, e ci aiuta anche a risolvere i nostri problemi privati, a parte che appunto tu stai dentro un'associazione e quando si sta dentro un'associazione ci si sente più forti, no? Questo è un altro intervento. Ci sono altri interventi? Mirella, ora. Se posso. Vai, Fiorenzo. No, dicevo, perché poi se no le cose si accavallano, certo. Che noi appunto siamo, noi, è un po' questo forse il nostro ruolo più importante, siamo appunto, come dicevo, proprio un elemento di cerniera tra la società, non che sono mondi non comunicanti, però è evidente che c'è un mondo LGBT, il mondo dell'associazionismo LGBT, dei militanti LGBT e il mondo non LGBT, cioè eterosessuale, etero, cisgender, tutto quello che vogliamo, no? Essendo noi persone quasi praticamente tutti eterosessuali che hanno generato figli omosessuali, transgender, LGBT+, eccetera.
Quindi il nostro ruolo importante è parlare alle persone fuori dal recinto rassicurante. Questo è il nostro compito importante. E quindi su questo noi non è che a volte noi non partecipiamo al dibattito che è piuttosto intenso all'interno del mondo LGBT su certi posizionamenti, certe cose, eccetera. A volte lo seguiamo poco, non ci interessa nemmeno molto, però secondo me è anche molto importante, qualcuno diceva, il movimento è dal basso. Quando io prima parlavo del coming out sociale nel condominio, nella cittadina, in provincia, in quello che è, perché quando siamo di fronte a situazioni reali, le situazioni migliorano moltissimo. Mi diceva Giuseppino Ladelfa, che forse qualcuno di voi conosce, che è l'ex presidente della famiglia Arcobaleno, una delle fondatrici, che lei vive con la compagna, con la moglie in un piccolo paesino del sud, hanno tre figli, eccetera, che loro non hanno mai avuto un problema con i vicini di casa, con gli insegnanti, a scuola, eccetera, eccetera. Quando si parla, noi dobbiamo far capire che non siamo all'interno di un dibattito all'università o ai convegni scientifici dove si discute tranquillamente tra professori che hanno uno questa posizione, questo, quest'altro, ma parliamo di vita reale delle persone. Quindi parliamo di carne, vita, sangue, sentimenti delle persone. Ed è completamente diverso. E su questo forse si riesce, se noi agiamo in questo modo, dal basso, ma in modo continuo, riusciamo a mettere in discussione certe questioni molto, molto rigide, molto, perché allora di fronte a te che ci metti la faccia, la persona che hai di fronte fa un minimo di ragionamentino, non è che solamente apparteniamo a due schieramenti diversi, ci si guarda in faccia e ci si ragiona. E questo è già più, e questo già fa, crea delle crepe in monoliti. E penso, questa è anche un po' la mia esperienza. Io, per esempio, naturalmente facendo quello che faccio, cioè, è chiaro che io sono visibile anche sul lavoro, eccetera, ma ho sempre ricevuto, ho fatto delle discussioni sempre molto positive, ecco. Raramente mi è capitato di fare delle discussioni di tipo negativo o con sorrisini, cose di questo tipo. Quindi io penso che la situazione potrebbe anche essere più semplice di quello che appare tante volte, però, come dico, bisogna colonizzare e non dare mai nulla per scontato. E anche la piccola goccia, no? L'attivismo, quando si parla di attivismo, non è che più dobbiamo andare all'assalto con l'arma bianca del palazzo d'inverno, ma appunto basta fare il coming out sociale nella propria zona, insomma, tra chi si conosce sul lavoro. Cosa importante comunque, una cosa che spesso sottovalutiamo, noi non possiamo prescindere dai nostri figli, i titolari della loro privacy sono loro, anche in questo caso sono loro il centro. Se loro hanno piacere si fa, se loro ci dicessero no, è tassativo che non si può fare nulla, punto. Questo secondo me è una cosa sine qua non, possiamo discuterci e ragionarci, ma sono loro che sono i titolari della loro privacy. Ti ringrazio perché ti stavo per fare proprio una domanda in linea con quanto hai detto, che poi si collega a quello che diceva anche Natasha, e io mi ci ritrovo molto chiaramente in questa dinamica di attivismo, perché lo vedo sulla mia pelle cosa voglia dire da persona etero fare attivismo in un certo modo, no? Per smontare certi pregiudizi, per partire dal basso, come qualcuno dice, giorno dopo giorno parlare con le persone che non sono mai potute confrontare con certi temi. Quindi l'esperienza di voi genitori che andate a parlare, riuscite anche ad avere delle opportunità che alcune volte le associazioni LGBT non hanno, per esempio magari con rapporti nelle scuole, in certi progetti, eccetera, vi dà proprio questa possibilità di poter smontare un pregiudizio, di far capire che cosa voglia dire essere persone omosessuali, lesbiche, transgender, quindi persone LGBT. E questo è veramente una, come si dice, qualcosa in più che avete voi come genitori quando ne parlate, ecco. E questo lo trovo una cosa molto, molto interessante. Se c'è qualcun altro che vuole fare ancora qualche domanda? Sì, io vedo Mirella e Fiora con mano alzata, non so se volete. La mano alzata, ecco, non l'avevo visto adesso la mano alzata. Mirella. Sì, allora,
Un po' mi hanno preceduto Fiorenzo e Natascia su quello che volevo dire, perché il discorso del coming out dei nostri ragazzi non può essere considerato un discorso elitario, cioè non è che può avvenire solo in famiglia e muore là e si chiude là per tutto qualche messaggio nella chat. Partiamo dal presupposto che non è obbligatorio, questo è scontato. I nostri ragazzi quando i nostri ragazzi quando, non so chi sta parlando, i nostri ragazzi quando arrivano a maturare il fatto di fare il coming out, chiaro, lo fanno prima in famiglia. Il problema è che lì poi quando finisce il loro coming out inizia il nostro. Perché non avrebbe senso quello che diceva Natascia dell'attivismo sociale dove c'è il ruolo di noi genitori. Non ci dimentichiamo che siamo in una società eteronormata, per cui il nostro ruolo viene visto, la nostra figura sicuramente viene vista, come diceva Anita poco fa, in maniera diversa rispetto anche agli attivisti LGBT. Cioè nelle scuole noi ci ritroviamo ad avere una credibilità sembra brutto dirsi, ma è così, una credibilità maggiore rispetto ai ragazzi, ma l'unione, cioè noi per esempio che spessissimo lavoriamo insieme ai ragazzi arcigay, fa sì che questa rete che si crea dia un impatto sociale sicuramente migliore. E poi la cosa fondamentale è l'atteggiamento di noi genitori nella società. Perché nel momento in cui noi utilizziamo un atteggiamento spontaneo, naturale, anche utilizzando un linguaggio che è quello del linguaggio LGBT, cioè se io dico a bocca aperta mia figlia è lesbica con molta naturalità, vado lì a sdoganare dei termini che fino ad oggi ancora vengono considerati negativi. Quindi è importantissima invece la nostra funzione. Sicuramente, proprio per arricchire quel discorso culturale di cui parlavamo. Grazie Mirella, grazie. Fiora? Sì, io sono Fiora e sono di Agedo Toscana, parte di Siena, e io penso che il nostro ruolo sia appunto fondamentalmente un ruolo politico, nel senso che dobbiamo... mettendoci la faccia noi siamo già facciamo già un passo avanti verso una società più inclusiva, più, perché comunque appunto io per esempio qualche mese dopo il coming out di mio figlio ero a cena con degli amici e tra l'altro era poco prima del Pride di Siena e questi amici parlavano del Pride di Siena e venne fuori tanto il solito discorso, ma tanto finché lo fanno a casa loro va tutto bene. E io in quel momento lì, devo dire che sono stata malissimo. Cioè, poi sono stata male anche i giorni successivi, perché ovviamente intanto perché non ero intervenuta, perché ero stata zitta. E poi perché son discorsi che non fanno piacere. E tutto il mio percorso è partito da lì, probabilmente, è partito dal fatto di dire in quel momento lì io non ho avuto coraggio, io da ora in poi devo lavorare su me stessa per avere coraggio e poi venire fuori, ma venire fuori, come diceva una mamma ieri, cioè te devi dire che tuo figlio o tua figlia è omosessuale, come quando dici vado a fare la spesa, con lo stesso tono naturale. E quindi il nostro lavoro, che poi appunto è un lavoro politico, deve arrivare a questo, deve essere una cosa naturale. Cioè te parli dei tuoi figli, non solo del loro orientamento sessuale, ma parli dei tuoi figli, punto. Grazie Fiora, grazie. Fiorenzo, vuoi aggiungere qualcosa? Ci avviamo verso la conclusione, credo. Scusa, Paola Corneli voleva intervenire. Paola? Paola? Ecco, quello che volevo dire io è che diciamo che ci sono dei tempi tecnici per il coming out.
Nel senso che come non dobbiamo spingere i nostri figli a fare coming out e lasciargli i tempi giusti per farlo, anche per i genitori ci sono i tempi giusti. Queste volte quando un genitore arriva da noi, l'ha saputo dal figlio, il figlio magari ancora non lo vuole dire a nessuno, lui non ha il coraggio, giustamente se il figlio non vuole non se ne parla di dirlo. Ma ci sono figli oggigiorno che sono molto più avanti e questo ce ne accorgiamo e che quindi ti dicono io non ho problemi, dilla a chi vuoi. Ecco, però ci sono proprio dei tempi tecnici per i genitori, nel senso che devi essere pronto a dirlo, anche perché secondo come lo dici passa un messaggio o passa un altro messaggio. Lo devi aver ben digerito in maniera che passi un messaggio di grande serenità e di accoglienza verso la realtà del figlio, perché se sei tu il primo incerto a parlare dell'omosessualità di un figlio o di una figlia o è trans e subito passa un discorso all'altro che non è buono. Quindi ci vuole una certa preparazione, bisogna scegliere il momento giusto. Noi diciamo sempre di coming out ne dovrete fare tanti ai nostri genitori e probabilmente a quel punto conterete anche gli amici, perché è vero che ci saranno delle persone che si allontaneranno, ma non per questo voi non potete fare il coming out. Voi lo dovete fare con tutti e poi se c'è qualcuno a cui non va bene, pace. Non abbiamo perso un amico, in realtà abbiamo perso un nemico. E quindi ecco, ci vuole sempre tanto rispetto, io credo, per le persone, perché ognuno ha i suoi tempi, sia i figli che i genitori. E anche gli amici che possono poi magari ritornare dopo aver capito. Grazie Paola. Okay. Fiorenzo. Allora, no, il fatto che, come diceva qualcuno dei miei amici di Agedo, la nostra funzione, io ci credo tantissimo, che sia essenzialmente politica, cioè far crescere la consapevolezza nella società dei diritti delle persone. E che questo aiuti le persone a star bene, non solo in antagonismo i diritti delle persone ai diritti economici. I diritti economici, i diritti politici non sono, e i diritti di cittadinanza non sono, i diritti umani non sono in antagonismo. Anzi, vanno uno insieme all'altro. È chiaro che noi come associazione abbiamo funzioni diverse dalla politica che si presenta alle elezioni, eccetera, perché noi parliamo con tutta la società. Con tutta la società politica, a prescindere che ci piaccia o non ci piaccia, perché questo è il nostro compito, però abbiamo un compito di pressione e un compito di porre queste questioni in modo sempre forte e netto. Ecco. Noi, per quello che possiamo, stiamo sostenendo la legge contro l'omotransfobia, la legge cosiddetta ZAN, e ora mi sembra che siamo in un passaggio abbastanza tortuoso e difficile, cioè nel senso che siamo appesi alla legislatura, un sacco di lavoro, però ha costretto anche questa legge a una discussione profonda all'interno della società, abbiamo sentito delle parole che noi giudichiamo inaccettabili, no? In termini di libertà di coscienza, come se fosse la libertà di parola un valore supremo che non potesse essere limitato da nulla, e invece non è vero. I diritti delle persone, i diritti all'identità personale e all'orientamento sono diritti di pari grado e quindi devono trovare anche loro il loro bilanciamento, e questo è lo sforzo che fa la legge ZAN, e questo è noi che tra l'altro teniamo conto che l'Italia è uno dei pochi paesi dove non c'è una norma, paesi occidentali dove non c'è una norma specifica di questo tipo che sia un aggravante. Quindi la strada è naturalmente lunga e faticosa, e non è che possa, però, voglio dire, secondo me sono battaglie che meritano di essere
sono azioni che meritano di essere combattute e quindi noi ci, e questo ci deve animare sempre di più, cioè, non che pensiamo di fare una cosa straordinaria, noi siamo una, cioè noi siamo genitori che non stanno scalando l'Everest a mani nude, noi siamo genitori che cercano di fare il loro mestiere nelle condizioni date e in cui le difficoltà non vengono date tanto dalla cosa in sé che gli capita, non è che, ma dal fatto che l'orientamento e l'identità sono ancora questioni che una parte della società non riesce a digerire e quindi crea ostacoli e crea contrapposizione. Questa è la questione. Comunque, secondo me, alla fine la strada è una strada, la strada sarà, può essere a zigzag, può essere tortuosa, può essere tutto quello che volete, ma noi ci guardiamo intorno solo negli ultimi anni. Pensiamo agli Stati Uniti che con norma costituzionale che è stata approvata da una sentenza della Corte Suprema, è stato ammesso il matrimonio egualitario, civile egualitario in tutti gli stati degli Stati Uniti, col voto di maggioranza di un giudice repubblicano. Quindi pensiamo all'Irlanda, pensiamo a tanti altri paesi, passi avanti evidenti se ne sono stati fatti. Noi siamo un po' più lenti, ma ciò non toglie che merita, queste battaglie sicuramente meritano di essere combattute. Non è solo perché noi abbiamo figli, cioè perché sono battaglie di civiltà. Se tutti stanno un po' meglio, i loro diritti vengono rispettati, è una società più tranquilla, più serena e meno antagonista. Ora, non per fare delle sviolinate, che non è il mio mestiere, però penso che sono sforzi che meritano di essere fatti. Ecco, non è solo, noi non siamo centrati solamente sul singolo genitore che ha bisogno di aiuto e viene da noi e cerchiamo di dargli tutto il supporto possibile, però di fare anche un'azione politica esterna, nel senso non di schieramento partitico, ma azione di crescita delle coscienze e di lavorare sullo sviluppo della società, perché questo è il nostro compito, perché fare associazione è una cosa ben diversa che fare partito politico. Ecco. E lì apriremo un altro capitolo che potremmo aprire, ma noi su questo abbiamo le idee abbastanza chiare, finora siamo riusciti a, mi pare, a mantenerlo. Ecco. A Gelo ha 23 anni, noi speriamo che presto non abbia più ragione di esistere, ma mi sa che qualche annetto ancora dobbiamo stare lì ad andare avanti e cercheremo di mettercela tutta. Ecco, noi invitiamo tutti a fare massa critica, non perché Agedo abbia chissà che meglio di altri, eccetera, ma per esempio invitiamo altri genitori ad aggregarsi con noi, cioè, dove c'è un dibattito molto aperto, molto libero e dove stiamo affrontando molte tematiche, siamo stati tra le prime associazioni a affrontare il tema delle persone transgender molto piccole, dei bambini transgender, dell'intersessualità. Stiamo organizzando corsi di formazione per i nostri associati sull'intersessualità, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, non sarà chiaro che non si può fare, che non si fa tutto quello che serve, però cerchiamo di farne un pezzo. Guarda, Fiorenzo, adesso ti leggo un commento che è arrivato in chat, poi facciamo parlare anche una persona. Allora, il commento dice: io sono una ragazza che solo tardi ha ammesso a se stessa di poter essere lesbica, però parlando con le mie sorelle e con altri parenti mi si consigliava di non fare coming out con i miei genitori perché sono avanti con l'età, molto bigotti e paranoici, così mi consigliavano di viverla in privato. Però, dice questa persona, io non sono del tutto convinta di questa cosa. Ecco, questo solo per riflessioni che arrivo. E dico, noi quando, anche lì una cosa che dobbiamo dire, che noi quando parliamo delle esperienze, parliamo delle nostre esperienze, di quelle che conosciamo. E le esperienze sono tante diverse, poi lì bisognerebbe conoscere bene le questioni in particolare. Dico che in generale, io ho visto che mia figlia, quando poi ho parlato con mia madre, che allora aveva 82-83 anni, con cui è sempre stato, e ha parlato lei con tutti, alla fine ha capito,
si è fatta spiegare bene, ha capito, ha tirato fuori le unghie, guai che gliela tocca da allora. Certo. Allora, questo vuol dire Ho letto questo. che secondo me occorre, cioè, poi ci possono essere delle condizioni anche di, io conosco situazioni in cui ci sono genitori che assolutamente sono ostili ai figli, li osteggiano, non li rispettano per il loro orientamento, eccetera. E quindi non è che si possono, noi non diamo, nessuno di noi ha la ricetta, no? Però a me sono strano, un genitore dice io voglio bene a mio figlio, però escludiamo l'orientamento. Allora sarebbe come cosa vuoi bene, ha qualcosa che non è lui. Cioè, non puoi escludere l'orientamento o l'identità di genere e dici sì, se non fosse così li vorrei, insomma, voglio dire, non è così, non è assolutamente così. Esatto. Senti, Però, facciamo vai. intervenire con una persona. No, no, niente. Marisa Maurizi forse voleva dire qualcosa, vero? Sì, buonasera. Buonasera. Sono dell'Agiato Terni, buonasera a tutti e a tutte. Volevo rispondere infatti a questa ragazza, perché secondo me non è un fatto di età, di essere bigotti o meno. Bisogna che la figlia prenda per mano un genitore e lo aiuti, lo informi. Così ha fatto mio figlio all'epoca. Mio figlio mi prese per mano, mi condusse a un'associazione LGBT di Terni e mi fece conoscere l'Ageto. È la conoscenza, è l'informazione che serve ad un genitore, perché a noi cosa spaventa? Tutto ciò che non conosciamo, è come a noi, a tutti, penso. Non credo che sia una questione di età, ragazza. Per me, se tu ti senti di dirlo ai tuoi genitori, benché sono in tanta età e sono farlo, cerca il modo per fargli conoscere il tuo mondo, perché la vita è la tua, è una sola e la devi vivere appieno. È giusto che sia così. Tesoro. Questo mi sento di dire da genitore. Concordo in pieno a quello che ha detto il presidente Fiorenzo e la signora Paola. Ognuno ha i suoi tempi, ma noi genitori comunque abbiamo l'obbligo di accogliere e di affrontare. Quando il ragazzo fa coming out, sì, ok, il tempo noi ce lo dobbiamo prendere perché è giusto che sia, ma dobbiamo reagire, già dal fatto, come diceva prima l'altra signora, che quando la prima volta non è riuscita a rispondere, no, a quell'accusa omofoba, e lei ha avuto paura e si sentiva i sensi di colpa. È lì che prese la forza. Questa testimonianza posso dirla che l'ho vissuta anch'io, perché anch'io all'inizio non riuscivo a rispondere alla battuta omofoba, non riuscivo, però, e mi sentivo in colpa perché vengo da una famiglia patriarcale in cui la donna era l'ultima persona che poteva prendere la parola, molto timida, molto riservata, e quindi ho dovuto fare un gran lavoro su di me. Per buttare giù prima questi muri. Mi sono persa poi. E No, comunque grazie Marisa, hai detto delle cose molto importanti. volevo dire che il nostro lavoro, che il nostro impegno di genitore è giorno dopo giorno, anche quando uno va a fa spesa, in qualsiasi posto, alle poste, in banca, ho tirato fuori i dibattiti. Perché è l'educazione, è l'esempio che manca a molte famiglie, a molti di noi. Basta poco, basta far ragionare a volte le persone,
per dire per la battuta omofoba, diceva prima il ragazzo dell'Arcigay di Caserta, no? Dice a me, caspita, c'è una battuta che vogliono fare spiritosi, ma io ci soffro e io lo capisco, perché quella è una cannonata che arriva dritta nel petto, non è una battuta così, non è. Quanti nostri ragazzi si sono uccisi per queste brutte discriminazioni? Allora, bisogna educare le persone al rispetto di tutti e di tutte e dare esempio. Io ripeto sempre che è l'esempio che manca, è l'esempio della famiglia che manca per questa società. Allora, noi singoli, come diceva Fiorenzo, non bisogna averci una gran cultura o essere un professore o chissà che. Sono l'educazione, sono i buoni esempi. Io quando esco di casa e vado al lavoro, o ti ripeto, qualsiasi cosa che noi facciamo, noi genitori, già per noi lavoriamo per educare le persone, per dare rispetto alle persone LGBT. Dalla mattina che apriamo gli occhi e la sera che ci addormentiamo col pensiero dei nostri ragazzi. Grazie Ti Marisa, grazie, saluto, un bacione, un bacio anche a scusate. te. No, grazie, grazie. Ambra, c'era ancora qualcuno che voleva parlare, forse? Il microfono, Ambra. Allora, aspetta, vediamo che Italo Carloni mi pare che ha alzato la mano e c'è. Sì? poi Buzzetti, Marco Buzzetti di nuovo forse. Sì, Italo Carloni prima aveva alzato la mano. Buonasera a tutti, a tutte e a tutti. Intanto vi ringrazio. Si sente? Sì. Ok. Intanto vi ringrazio per questa serata che, come sempre, è un momento di incontro, è un momento di approfondire, di capire ancora meglio quello che ogni giorno io come genitore posso dove posso migliorare. Quindi questo intanto un grazie veramente sia all'organizzazione Arcigay sia all'organizzazione Agedo. Facendo un piccolo passo avanti, io ho sempre in mente una frase di una canzone di André che dice che quando uno non può più dare il cattivo esempio, dà buoni consigli quando non può più dare cattivo esempio. Ecco, se ognuno se la ricordasse sempre che nessuno di noi dà buoni consigli a nessuno, al massimo parla, al massimo scambia idee. E ognuno si dovrebbe prendere poi le sue voglie, le sue capacità, la sua voglia di dirlo o di non dirlo. Perché frenare qualcuno o accelerare qualcuno, come è stato detto molte volte ormai questa sera, non ha senso perché ognuno di noi ha i suoi tempi. Come la mamma Fiora quando dice: ah, non ero pronta, è normale che non è pronta. La prima volta non è pronto mai nessuno, la seconda volta forse forse, la terza chissà, la quarta forse intervieni, ma questo è normale. Non credo che uno si debba sentire in colpa se non interviene, si dovrebbe sentire in colpa se non se ne fosse accorto che doveva intervenire e non l'ha fatto. Quindi già prendere coscienza del fatto di quello che si può fare domani è già un grandissimo passo avanti. Comunque, ecco, era solo questo, volevo soprattutto ringraziare per questa serata e così ricordare che davvero i buoni consigli è meglio far finta che nessuno li ha, nessuno ha dentro lo zaino buoni consigli o altre cose. Grazie a tutti, a tutte, a tutti. Grazie Italo. Marco, giusto? Adesso? Sì, niente, volevo far capire proprio l'importanza che hanno e che avrebbero tutti i genitori se facendo coming out tutti i giorni e lavorando tutti i giorni in qualsiasi posto, ho sentito dire a fare spesa, al lavoro, in ogni posto. Vorrei ricordare una frase che disse Flavia di Bologna al Pride di Bologna. E ricordo che c'era in Piazza Garibaldi, c'era il mondo e noi di Agedo eravamo
sì e no, 15 persone, 15 genitori. E Flavia disse, se per ogni ragazzo oggi presente fosse stato anche un solo genitore, non sarebbe bastata Bologna per contenere tutta la gente. E quello sarebbe stato il sogno di avere che ogni ragazzo avesse vicino il proprio genitore. E questo io auspico sempre. Buonasera a tutti. Grazie Marco. Ambra, che dire? Possiamo avviarci alla conclusione anche. Sì, anche sì, volevo dire che è bello quello che ha detto Marco, è proprio bello. Che il nostro, ecco, Famiglie Orgogliose tende proprio a portare questa cultura della vicinanza ai propri figli. Il primo coming out che dobbiamo fare, secondo me, come genitori, questo termine coming out per noi genitori mi colpisce, questo il primo coming out è all'interno della famiglia nostra, cioè con i nonni, gli zii, eccetera. Non dobbiamo far sentire i nostri figli dei reietti. Poi volevo dire un'altra piccola cosa. Io quasi ringrazio mio figlio di avere fatto il coming out, di essere com'è, a parte che è un figlio meraviglioso, perché il suo percorso ha portato al mio percorso ed è un percorso comunque di maturazione personale, di apertura mentale. In questi anni io ho continuato a crescere sempre di più, e il confronto con altri genitori, ma soprattutto il confronto all'interno di Arcigay con delle realtà diverse dalla mia, con i ragazzi, il confronto all'interno della rete transfemminista, mi ha fatto cambiare. Io credo di essere cambiata anche nel corso dell'ultimo anno moltissimo, di avere allargato la mia mente e di aver allargato quindi il mio cuore. Anzi, prima si allarga il cuore e poi si allarga la mente. E quindi io ringrazio di aver avuto questa opportunità, perché sarei stata una donna diversa se non avessi avuto questa esperienza, non fra gli amici, perché io ho amici carissimi che sono omosessuali da sempre, un mio compagno di classe, eccetera. Ma avere un figlio è una cosa diversa, è carne e pelle viva. E quello ti fa avere un'esperienza diversa, una crescita diversa, che io trovo bellissima. Quindi, e ringrazio sempre Arcigay e la rete transfemminista per tutto quello che mi ha regalato. Grazie Ambra. Fiorenzo, molto studio. Grazie. Ma abbiamo detto tante cose, ce ne sarebbero altre da dire, magari troveremo altre occasioni. Noi vi ringraziamo molto. E noi ringraziamo te e la tua bella rete, veramente. No, avete visto che c'era una bella rete di amici di Agedo, di un po' di tutte le parti d'Italia. Questo è una buona cosa, anche perché noi abbiamo ora, con abbastanza fatica, siamo riusciti a costruire una rete di 30 sedi locali, e quindi siamo localizzati in quasi tutta Italia, abbastanza omogeneamente. Quindi sul nostro sito www.agedonazionale.org gli interessati possono trovare i recapiti vicini e quindi mettersi in contatto con noi, e non si aspettino, cioè noi possiamo mettere a disposizione la nostra esperienza, perché il nostro contributo è un contributo esperienziale, non è un contributo tecnico, non è un contributo, cerchiamo di non dire castroneria dal punto di vista tecnico, però diciamo, a volte ci riusciamo, a volte no, però cerchiamo di dare un apporto sul tipo di esperienza che abbiamo vissuto noi. Ecco. Agenda operativa da 28 anni, quindi un po' di acqua è passata sotto i ponti, abbiamo anche documentazione che può essere utile per le persone che incrociano per la prima volta le tematiche LGBT+, le trovate anche scaricabili dal nostro sito. E voglio dire, questo, cerchiamo di fare la nostra piccola parte in questa società perché tutti facciano un passino più avanti. Ecco. E certo. E necessità ce ne sono molte, soprattutto la necessità si vede quando tu vedi con quanto astio alcuni si oppongono. Allora vuol dire, si senti sempre di più, secondo me, nella parte giusta. Ecco.
Perché quanto alcuni credono che il mondo sia immutabile mentre il mondo sta cambiando, allora vuol dire che la strada, secondo me, l'obiettivo è quello giusto. La strada magari sarà zigzag, ci possono essere dei rallentamenti, ci possono essere delle barriere, però secondo me le questioni avanzano e sarà difficile se non impossibile ostacolarle completamente. Questo vuole essere il mio auspicio, perché noi non è che dobbiamo vedere, dobbiamo avere lo sguardo un po' più lungo, anche se noi vorremmo che tutti i problemi fossero risolti al dunque, ma purtroppo i tempi sono abbastanza lunghi, ma questa è la questione. Io invito tutti i genitori, parenti, tutte le persone che sono coinvolte a non viverla solo come una... Questo, qui non siamo di fronte al privato. Una volta, ma io sono uno dei più anziani che tra di voi, quindi può dire tranquillamente che il privato è pubblico. Non è come questo, il privato è pubblico. Cioè noi viviamo pubblicamente questioni che appartengono alla sfera del privato perché in questo modo, mettendoci la faccia, mettendoci il corpo, mettendoci le nostre azioni, la nostra visibilità, diciamo, rendiamo testimonianza della necessità che alcune questioni vengano affermate, cioè che in termini di diritti, i diritti non sono merce di scambio o merce, cioè è necessario che tutti abbiano la maggior quantità di diritti possibile perché tutti abbiamo gli stessi doveri. Il problema è questo, quando dico, ma voi parlate solo di diritti, sì, ma intanto i doveri, quelli sono già sdoganati per tutti. Grazie, grazie a voi, no, grazie a te veramente. E grazie ad Agedo, ai miei amici di Agedo, saluto tutti voi e loro. Speriamo di vederci presto di nuovo ai Pride, veramente. È bellissimo. Noi siamo a vostra disposizione, se possiamo essere utili per altri contributi, ci siamo. Grazie a tutti. Grazie, Lorenzo. Grazie. Grazie a tutti. Buonanotte. Ringrazio Anita, ringrazio Ambra per la conduzione di questo incontro, ringrazio Fiorenzo e tutte le persone che generosamente si sono anche raccontate in questo spazio. Mi metto in scia con Fiorello dicendo che questo è uno spazio orgogliosamente femminista, trasfemminista, dove il personale è politico. Quindi vi ringrazio davvero per questo tentativo di trasformare la realtà attraverso anche le vostre storie, le nostre storie, che possono davvero cambiare tantissimo. L'appuntamento con la Rete Donne Trasfemminista è per martedì prossimo, un altro incontro da non perdere, ostetricia politica. Grazie a tutte, tutti e tutto. Grazie. Ciao, buonanotte. Arrivederci. Buonanotte a tutti.